tanti ritornelli. Buongiorno a tutti, I'm very happy today, yes, you are. Allora, in che modo si potrebbe tradurre I'm very happy in francese? Je suis très heureuse. In spagnolo, te lo dico io. Je soy muy feliz. In tedesco, ich liebe dich. No, ich bin... Vabbè, no, lasciamo perdere, va. In russo non si sa. Ja, qualcosa. Vabbè. Comunque no, tutto questo per dire sono felice, felicità, una canzone che ho scritto diversi anni fa, ma che tra l'altro l'ho presentata proprio in una televisione dove c'erano una cinquantina di ragazzi tutti seduti per terra con la mia orchestra, un'orchestra un po' ridotta, ma c'era la mia orchestra in questa straordinaria trasmissione televisiva di grande successo. Lo ricordo sempre con molto affetto, soprattutto perché questi ragazzi che voi vedete, alcuni di loro si sono poi sposati, sono diventati, magari hanno anche dei figli. E allora felicità. Partiamo con, che poi tra l'altro felicità, se non sbaglio, era la sigla di riconoscimento di una grande. Diremo dopo di chi. Lo diciamo dopo, ma indovinate voi, ok? Io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. Ma quando devo ripartire io mi sento già un gran vuoto dentro il cuore mio accelera e finché non ti rivedo non si calmerà. Quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità, è la felicità che sei insieme a te, davvero io non l'ho provata né sentita mai, ci sei soltanto tu, nei miei pensieri ormai, sei l'unica persona che mi dà la sensazione, perché poi quando non ci sei, quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci. E di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. Felicità, solo tu. Felicità. Grazie. Allora, avete indovinato? Avete indovinato chi è che usava per salutare, per esempio Mike Buongiorno faceva allegria, sì. Altri, lei faceva felicità. Felicità. Ed è la straordinaria Loretta Goggi. L'ho lasciata in sospeso, anche Paola l'ha lasciata in sospeso per dirmi. L'hanno indovinata se tutti, se lo ricordo. Luciano. Ve lo siete ricordato? Sì. Se non ve lo siete ricordato, rinverdite la memoria. Che facciamo adesso, Paola? Ci hanno whatsappato. Ma aspetta, abbiamo la nostra rubrichissima jukebox dedica. Ah, jukebox dedica. Un bel whatsapp da Tiziano di Asti, dal Piemonte, per la sua amica Mercedes. Mercedes? Una dedica per la macchina? Mia... No, ma insomma, però ha una bella carrozzeria. Mercedes è un bellissimo nome spagnolo, lo sai. Sì, Mercedes.
Ho detto che non è una macchina, ma una bella carrozzeria, bella, no, questa? Questo è il cabaret della Paola, ogni tanto... Quelle battute che faceva Dino Crocco, tanto per rimanere nel Piemonte, è vero, lui parlava delle donne come carrozzeria e poi diceva sei una bella fisarmonica, e sì, così sì, ti aveva già esatto, convita. Grande Dino Crocco. Allora, grande Dino. Mandiamo un saluto grande dovunque sia. Una dedica per la mia cara amica Mercedes per il 25, appunto, di marzo. Cara Mercedes, oggi compi 50 anni e sei sempre giovane e bella. Un giorno mi devi raccontare il tuo segreto. Ti auguro un felice compleanno, tanti tanti baci, Tiziano. Tanti complimenti per il vostro programma, grazie Tiziano. Grazie. Ma bravo Tiziano, grazie. Hai scritto per tempo e vedi, la tua dedica è stata appunto passata nel giorno giusto. Tio Boss dediche. Marco il clan e Filadelfia, il sole dei 50 anni. Che sogni che fanno bruciano come fiammelle, è bella tutti gli anni una donna e il suo cuore, sì però a 50 anni tra gioie e rimpianti conosce l'amore. Le donne a 50 anni ormai lo sanno tutti, hanno una marcia in più, se hanno dei problemi li tolgono dai piedi e non ci pensano più. Ha un profumo inebriante, una brezza travolgente, quel sorriso senza età. No, non posso aspettare, io voglio ballare, ballare con te. Il sole dei 50 fa le donne ancor più belle, perché i sogni che fanno bruciano come fiammelle, è bella tutti gli anni una donna il suo cuore, sì però a 50 anni fra gioie e rimpianti conosce l'amore. È bella tutti gli anni una donna in amore, sì però a 50 anni tra gioie e rimpianti conosce l'amore. Il sole dei 50 anni tra gioie e rimpianti le illumina il cuore. Alle 7, una bella canzone, un bel ballabile con la grande orchestra Franco Bagutti. Allora, alle 7, vai così. Stasera alle 7 da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice, ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno mama più di prima. Dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 l'ora dell'Ave Maria, e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suona.
direi di far partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi e vediamo un po', indaghiamo e scopriremo forse qualcosa in più del nostro carissimo amico artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio e sì, con sommo piacere conosciamo meglio Gianni Giannini, il maestro, ma non lo dico io, lo dicono i tuoi allievi, comici, cabarettisti, slash intrattenitori, slash autori di battute che poi spesso le sgraffignano a te. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, allievo, Gianni, ho detto qualcosa di sbagliato. Gli allievi ne ho avuti un paio soltanto, ecco, due, dimmi, tre. Dimmi, li vedevi come i tuoi eredi? Beh, c'è uno, lo vedo come erede per le battute, la rapidità di apprensione, la velocità di esecuzione, sembra di parlare di amici miei. Ma poi ne parliamo. Ed è magicomico Cagliostro, ovvero Alessio Nonfanti, che è fantastico. Per quanto concerne invece la dizione, presentarsi sul palco, prendere il microfono e l'eleganza, è Gabriele Del Fa. E fa un altro lavoro. Gabriele però fa parte del gruppo Amici Miei, già all'inizio 20 anni fa, 22 anni fa quando nacque Amici Miei. Parliamo di questi Amici Miei, che insomma... Dunque, Amici Miei Produzioni, non ho mia idea, dal film che io feci con Tognazzi, Moschi e tutti quanti. Quel cult che tutti ricordiamo. Mi rimase in mente di fare questo gruppo Amici Miei, ovvero di radunare degli artisti bravi da tutta la regione, che fossero veramente bravi da poter dire, oh, vi... porto Paola a cantare perché è brava e se garantisco per e lei devi essere brava, altrimenti io non posso dirlo alla gente, non posso rovinare il mio modo di essere, la mia carriera sono fatto così. Tu sei uno schietto in questo, devo dirti, ci conosciamo da tantissimi anni, dai tempi di Ugo Ogni, sì. Con la tua, dov'è la tua Guzzi? La moto Guzzi l'ho lasciata in garage assieme alla Gregoria, che l'ho messa in... Ma vi racconti com'è nato Ugo, anche se magari lo sapranno tutti, ma io lo voglio risapere ancora. Allora, Ugo è nato da Babbo Sergio Giannini, che nel 52 acquistò una moto Guzzi, Guzzi di famiglia, Aerone Sport 250, e andava da Firenze a Siena perché lavorava alla Selt Valdarno, che non si chiamava ancora Enel. E gli dissero: Sergio, se vai a Siena passi come operaio specializzato, ti diamo la casa che in questo momento è in costruzione. Allora Babbo nel 52 cominciò ad andare con la Guzzi a Siena e tornava il venerdì sera, e era il traghettatore delle barzellette, perché a Siena dicevano "Icca di a Firenze" di cosa? E raccontava le barzellette di Firenze, arrivava a Firenze e diceva "Che t'hanno detto a Siena?" E Babbo ripeteva le barzellette, ma era buffo. Fa conto che Babbo diceva "Oggi ho mangiato come un maiale". Davvero, Sergio, cosa? Polli, bistecche, lasagne? No, ghiande. Era bellissima. Così, Babbo. Il caso mio era tutta una risata. E allora, con questa Guzzi, praticamente mi montava sul serbatoio, mi portava in giro a fare le giratine, e pensa che quando facevamo trasferimenti da Siena a Firenze, allora Babbo guidava, Elena sul serbatoio, mia sorella, io dietro mio babbo e la mia mamma, stretto perché mi addormentavo se non cascavo dalla moto, perché si faceva la cassia. Eravamo in quattro su questa Guzzi. Pazzesco. Pensa un po'. Sai che mi piacerebbe vedere una foto di questo? Non c'è ce l'ho. Mettile nel libro che stai scrivendo sulla mia carriera, con tutti gli aneddoti, gli scherzi che ho fatto, anche brutti, perché ho fatto anche degli scherzi un po' piccanti. E questo lo raccontiamo prima di chiudere, perché lo voglio sentire. Beh, pensa al cimitero di Castiglione Fibocchi, il giorno dei morti, sono andato la mattina alle 7:30, ho chiuso il cancello del cimitero con un lucchetto, una catena al lucchetto, un cartello con un elastico, dovevi girare l'elastico per leggere, e la gente arrivava con fiori e girava il cartello, c'era scritto "chiuso per lutto", e cominciavano tutti a ridere e andava via con fiori in mano, ma insomma l'opera buona di portare fiori ai morti l'avevano fatta, ma almeno invece di piangere, tu li hai fatti sorridere, via, ridevano. Amici miei, questo è Gianni Giannini e ne vedremo ancora delle belle. Allora, io ho scritto una canzone che si chiamava Quanti Amori, e tra l'altro ha dato il titolo anche a un CD, mio album, una canzone, devo dire, molto bella, che tra l'altro ho detto anche da tanti addetti ai lavori. Poi dopo, però è un lento, un po' tradizionale, cioè di questi lenti lentone. Un po' lentone. A un certo punto io e l'amico Matteo Caggioli abbiamo detto, ma sai che facciamo? Facciamo di questa canzone, facciamo diventare una rumba beguine.
ed è venuto fuori secondo me un capolavoro, cantata da Paola, e devo dire che la eseguiamo praticamente tutte le sere ed ha avuto veramente un grande successo con questa versione Rumba Begin. E allora le ascoltiamo insieme il giorno, tra l'altro, che l'abbiamo presentata, che faceva parte della compilation Musica Vera Sì o No, e Paola ha cantato Quanti Amori per voi. Amori che finiscono, amori che svaniscono. Sanno spiegarsi perché non riescono a capirsi, comprendersi e dare di più senza chiedere. È così che l'amore trionfa nel dare e ricevere. Se dai di più, avrai. Le bollette, lo sappiamo, stanno aumentando, ma non le bollette, sai, quelle tipo le bolle di sapone, le bollette proprio della luce, del gas. Ma quindi, tu hai mai sentito dire che sono diminuite, no? Dico, nel corso della nostra storia italiana? Non è mai diminuito niente. No, ecco. è vero, però stanno aumentando e anche a casa Giannina ovviamente. Ma meno male, ovviamente arrivano le bollette. Ecco. Allora andiamo a vedere Gianni e Nina a casa Giannina con... parlano della bolletta o delle bollette, vediamo un po'. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni voglio sapere chi viene e chi va. Caro, io esco, E dove vai? Ma come dove vado? Te l'ho già detto. Vado alla lavanderia. Poi vado al supermercato prendere qualcosa da mangiare, perché nel frigorifero non ci abbiamo niente. A proposito, cosa vuoi mangiare? Cosa voglio da mangiare? Lo sai, amore, quello che mi fai tu va sempre bene. E poi si è rotta anche la lampadina nel bagno. Ah, a proposito della lampadina, è arrivata la bolletta della luce. Tieni. Poi anche la bolletta della luce. Pensare che quando ero ragazzino avevo paura del buio. Tu guarda, gli anni sono passati, sono cresciuto e ora mi tocca aver paura della luce, specialmente della bolletta della luce quando viene da pagare. Boia te. E qui comando io, e questa è casa mia.
Grazie Gianni e Nina per darci questi spunti. Che carini a ricordarci che le bollette insomma aumentano, ecco, infatti. Grazie anche alla Oh, ecco, è arrivata anche la nostra protettrice, sì, che in qualche tasse, modo delle bollette. Che tra l'altro è la nostra assistente. Non è mica che mi è andata a lavorare all'Agenzia delle Entrate questa qua di nascosto, eh? No, ecco, si direbbe di no. Elegantissima, certo. E quindi, infatti va dal cameraman che giustamente sta ruffianando per un primo piano. Bene, dai, vieni. Allora qua, dai, Luciano, vai, arrivano i Miro con la loro Aldebaran, così facciamo anche un bel omaggio ai grandi mitici New Trolls. Aldebaran e Miro. Mi ha messo in tasca 30 denari, ma non mi dà tanti bacini che poi mi emoziono. Scusate, quando avete finito di flirtare, sì, no, perché la Paola va lì, vuole i complimenti da Luciano, sta dando Nelli, tanti bacini, dovremmo, capite? Salutare il pubblico di abbiamo Nelli. Finito? E allora ciao, a domani, ora si va a cena, così sì, almeno contenta. Come ecco fa il cane che vuole andare a cena, giustamente si è svegliata per quello. Ciao, ci amici. Vediamo domani, Luciano, grazie, abbiamo grazie. Ricordato di votare per la canzone Regina. Mi raccomando, votate per la canzone Regina, perché abbiamo già ricevuto tantissimi messaggi, però insomma manca ancora qualcosa. I giochi non sono ancora fatti completamente. Non sono ancora fatti. Ciao amici, a tutti, a domani. Bacioni, buona ciao. Musica, ciao. Vieni qua. Quanti ritornelli